Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi ho intenzione di parlare di letteratura latina, più precisamente delle origini della letteratura latina. Tutti sappiamo che la mitica fondazione di Roma avviene il 21 aprile del 753 a.C. e tutto ciò che a questa fondazione è connesso. Su YouTube e persino nell'archivio storico della RAI ci sono pregevoli documentari che illustrano questo grandioso evento. E non mi sto riferendo alle avventure archeologiche di Alberto Angela. Aprendo una qualsiasi antologia, ci accorgeremmo che la data ufficiale canonizzata per la nascita della letteratura latina, che tanto dolore ha causato a tanti, è il 240 a.C., il 513° anno a Burbe Condita. Nelle antologie più attente, al massimo sono riportate altre due o tre datazioni, ma diciamo che siamo sempre all'interno del III secolo a.C. Non è bizzarro che in oltre mezzo millennio di storia nulla di scritto sia emerso dal contesto socioculturale di Roma? Mentre poi tutto sembri scorrere in un racconto continuo di autori e opere? Cerchiamo allora, in questo video, di comprendere meglio che cosa si celi dietro al mistero della nascita della letteratura latina. Buon video! What we do here is go back. Come ho già detto, la data ufficiale da cui si fa iniziare la letteratura latina è il 240 a.C., anno in cui Livio Andronico, uno schiavo liberato di origine tarantina, quindi greca, avrebbe messo in scena un dramma per la prima volta in latino durante i ludi scenici romani, ovvero durante delle celebrazioni ufficiali per la vittoria nella prima guerra punica. Questo tipo di cronologia è affermata e consolidata già nel I secolo a.C., come ci confermano alcune testimonianze, Orazio nell'Epistola ad Augusto, Cicerone e Varrone. Una data del genere però non può non far nascere dei dubbi. Si fa nascere la letteratura latina giusto all'indomani della vittoria sui cartaginesi nella prima guerra punica, quando Roma s'apprestava ad affermare la propria egemonia sul Mediterraneo, diventando una potenza che oggi chiameremmo internazionale. Per molti studiosi questa è parsa, a buon ragione, una vera e propria periodizzazione culturale, ovvero il risultato di una cosciente riflessione sull'orizzonte culturale della civiltà romana, di cui i testi sono espressione, iniziata nell'epoca di Scipione e culminata con quella d'Augusto, da ambienti legati alla politica o rappresentanti essi stessi il potere politico. Senza sforare nel campo della storia della lingua latina, è necessario comunque capire che la letteratura latina nasce come espressione di progetti politici e dell'impegno pubblico aventi al centro un'idea di lingua latina come lingua standard, una lingua comune di un vasto dominio da contrapporre a quella dei possibili concorrenti. Lingua, letteratura e politica sono aspetti di uno stesso problema, quindi. L'elezione di un modello linguistico-letterario idoneo alla persuasione ideologica, all'autorappresentazione, ma anche più concretamente alla gestione della conquista e alla visione, diciamo, universalistica di una cultura ecumenica. Se la coscienza storica romana pone l'apparire della letteratura, di modello greco, anche se di questo parleremo dopo, garantita da personalità eccellenti come soglia della memoria e della storia della lingua, anche la cancellazione di quanto precede questo tipo di letteratura segue un percorso preciso e codificato. La storiografia augustea ci mostra a questo proposito la messa in atto di una vera e propria damnatio memoriae, la creazione di uno spartiacque che giustificasse l'assenza di testimonianze scritte di una letteratura latina prima di 500 anni dalla fondazione di Roma. Sto parlando del cosiddetto incendio gallico, il 390 a.C. Per rendere una lunga storia in breve, una tribù di Galli, seminomade e dedita alla scorreria, i Galli Senoni, nel 390 a.C. scesero nell'Italia centrale e attaccarono Roma. Messo in fuga senza il minimo sforzo l'esercito romano, i Senoni presero l'Urbe e la saccheggiarono. Tra storia e leggenda poi si racconta che i Romani, pur di allontanare i saccheggiatori, si abbassarono a pagare un ricco riscatto a Brenno, titolo generico che designava il comandante delle soldatesche galliche. Ve victis, guai ai vinti, sembrerebbe che quel comandante abbia detto con disprezzo ai Romani, mentre poggiava la propria spada, segno del primato della forza sul diritto, sulla bilancia utilizzata per calcolare il quantitativo d'oro da dare ai vincitori.
ma soprattutto, per la storiografia romana, quei Galli lasciarono una città completamente distrutta, un pretesto ideale per obliterare qualunque testimonianza arcaica del latino. Perché? Sappiamo che i Romani si familiarizzarono fin dai primordi con la scrittura. Dionigi di Alicarnasso e Plutarco riportano che Romolo apprese la scrittura presso la città di Gabi. Altri ci narrano della leggenda di Evandro, leggendario re degli Arcadi, che portò l'alfabeto nel Lazio. E poi ci sono anche alcuni fortunati ritrovamenti archeologici che ci offrono interessantissimi spunti di riflessione sul latino arcaico, ma soprattutto ci confermano che almeno dal VII secolo a.C. a Roma si utilizzava la scrittura. Ma ancora, le leggi sacre di Servio Tullio, i libri di Numa Pompilio, i libri sibillini dei Tarquini, le leggi delle 12 tavole, gli importantissimi Annales Maximi e le tabule de Albate compilate dal Collegio dei Pontefici, veri e propri depositari di religione, diritto e memoria storica nell'epoca arcaica, e questi solamente per fare gli esempi maggiori. La verità è che il latino sembra essere cambiato più tra il 500 e il 350 a.C. che dal 350 a.C. ai giorni nostri. Ce lo confermano Polibio, lo storico greco alla corte di Scipione l'Emiliano, e Quintiliano. Varrone, il grande antiquario, non nel senso di venditore di armadi demodè ma di esperto di cose antiche, amico di Cicerone, ci rivela candidamente che questo latino preletterario non rispondeva a nessuno dei canoni che distinguevano una lingua barbara da una lingua di cultura, ovvero la ratio, la consuetudo e l'auctoritas. Le mode arcaizzanti, quelle che ancora ci fanno disperare mentre traduciamo Sallustio Tacito, si dovevano fermare massimo al IV secolo quindi. È quando Roma entra in un rapporto di competizione-emulazione con la lingua, la letteratura e la cultura greca che si può iniziare a parlare di una letteratura latina, perché la letteratura latina nasce principalmente come letteratura di traduzione. L'atteggiamento particolare con cui i romani rapportano la propria lingua con quella greca e i condizionamenti che ne derivano per la scelta dei modelli sui quali si forma la letteratura, si organizza la grammatica e si usa la lingua stessa come strumento politico, rendono del tutto peculiare la nascita della letteratura latina, rispetto soprattutto alla tradizione greca, etnocentrica e gelosa, ma che accomuna paradossalmente a Roma la tradizione medio orientale. Basti pensare alla saga di Gilgamesh. La letteratura latina nasce come letteratura di traduzione che ha pari dignità con gli originali, anzi in un certo senso li supera. Ovviamente parliamo di una traduzione artistica, non si tratta di una perfetta adesione all'originale, ma di una riflessione sia sui mezzi linguistici e stilistici impiegati nel modello, repertorio di moduli espressivi, temi, motivi, eccetera, rispetto a quelle autoctoni, sia sul contesto adesso relativo. Plasmata sulla tradizione greca, una letteratura che vuole coscientemente affiancarsi alla greca come koiné letteraria, letteratura dell'umanità civile. Per concludere questo excursus sulla nascita della letteratura latina, voglio parlare brevemente di due retaggi del periodo arcaico che riuscirono a lasciare un segno distintivo nella nuova letteratura che l'elite romana stava organizzando: il Carmen e il Verso Saturnio. Per i Carmina non esiste una definizione precisa. Secondo Livio si chiamavano in questo modo ogni formula solenne pronunciata ad alta voce, non importa se nella forma esteriore della prosa o del verso, formula magica, preghiera, giuramento, patto di alleanza o simili. Una formula vaga quindi che comprendeva un vasto numero di situazioni comunicative e rappresenta in massimo grado l'espressione della cultura preletteraria romana. Leggi, preghiere, formule, rituali erano tutte Carmina, probabilmente costruite attraverso una prosa ritmica. Sicuramente ebbero una grande influenza per i primi scrittori latini, e non solo, ma ufficialmente respinti. Livio ci racconta che Livio Andronico fu incaricato di comporre un Carmen a Iuno Regina, ma che questo non fosse neppure degno di citazione perché aborrens et inconditum. Quintiliano ci riporta che allo stesso collegio sacerdotale dei Sali risultavano quasi oscure le formule dei Carmina per le loro funzioni religiose. Di questo genere si deve parlare quando si fa riferimento alle prime leggi, ai primi trattati, alla stesura degli Annales Maximi, tutta roba che ebbe un forte influsso sugli scrittori, diciamo, classici, e non a caso Orazio scriverà il Carmen Seculare per celebrare il Divino Augusto. Non solo,
Sempre di Carmina si può parlare quando si fa riferimento alla poesia popolare, fatta di motteggi e comicità, che prende il nome di Fascennini Versus. Non si sa se in onore di Fascennia, città etrusca oggi Civita Castellana, vicino a Viterbo, o se derivante dal termine fascinum, significante tanto malocchio quanto membro virile per via della sua funzione apotropaica di scongiuro. Orazio la definisce una tradizione di slasci motteggi e di diffamazione pubblica, ma se ne trova traccia anche in Catullo in riferimento a feste nuziali e a quella che chiameremmo giustizia popolare. Come non citare poi i Carmina Triunfalia, che i soldati intonavano nei trionfi, lodi, scherni e pasquinate per scongiurare il rischio dell'empia tracotanza e dell'ibris. Quanto sono debitori dei Carmina la commedia plautina, la satira, l'epigramma, la tellana, Catullo, Livio e gli storici, Catone e tanti altri ancora? Infine il Saturnio, la prima forma metrica della letteratura latina che, da quel che sappiamo, soprattutto da Varrone, era utilizzato nei verdetti religiosi e profetici. Non c'è da stupirsi se fu scelto questo verso per rendere la traduzione della poesia epica, solenne e grave. Ben presto abbandonato, a partire da Ennio, l'esistenza di questo genere di versificazione ci fa tuttavia capire quanto ancora ignoriamo e forse ignoreremo per sempre di quel mondo sommerso che fu e che è la cultura preletteraria latina, base di quella che è ancora oggi la base della cultura europea, ovvero la nostra cultura. Bene, anche per questo video credo di aver detto più che sufficienza. Nel caso abbiate domande, richieste o consigli, come sempre vi invito a lasciare un commento qui sotto. A me invece non rimane altro che ringraziarvi per la visione e alla prossima!